Ciao a tutti ragazzi, io sono Giorgio e bentornati in questo nuovissimo video. Chi non mi conoscesse, sono un modello italiano che lavora con ben 4 agenzie di moda, una a Roma, una a Milano, una a Barcellona e una a New York. Ebbene sì, mi sto accorgendo che inizio sempre video con ebbene sì. Forse per introdurre, ebbene sì ragazzi, oggi sono qui innanzitutto per ringraziarvi perché comunque siamo arrivati a 100 iscritti e in realtà siamo un pochino di più, tipo 112, una roba del genere. E sono veramente contento di questo piccolo, ma per me grande traguardo, perché comunque se penso siamo tipo in 100 persone, più di 100 comunque, come vi ho detto 112 tipo per l'esattezza, che mi seguono e guardano frequentemente i miei video. Sono molto contento per questo, perché comunque sia, come avete potuto anche notare, non è che sono stato molto presente in questo periodo nel mio canale e nonostante tutto vedevo che i video comunque andavano, che il canale mio stava crescendo e quindi insomma vedevo che comunque quello che stavo portando era molto, cioè interessava le persone, anche perché comunque ragazzi ho ricevuto un sacco di messaggi su Instagram, commenti su YouTube sotto i video che anche messaggi su Instagram dove mi facevate tutti i complimenti perché mi dicevate che appunto spiegavo bene, che erano interessanti i miei video e sono veramente molto contento di questo. Questo appunto mi dà la forza anche di continuare e mi fa capire che comunque le cose che tratto in questo canale vi piacciono, vi interessano. Poi tralasciamo che sono un chiacchierone e che mi perdo sempre in ogni piccola cosa, appena parlo di una cosa ne apro altre 27, però ragazzi è proprio il bello di questo, cioè il bello appunto, sono inceppato. E appunto è questa cosa che mi ha fatto decidere in passato di aprire un canale su YouTube, perché a me piace tanto parlare, piace tanto argomentare le cose, mi piace spiegare le cose un po' alla mia maniera, però comunque come posso ben notare sono comprensibili appunto dai messaggi che ricevo e dai feedback positivi, dai commenti su YouTube che lasciate, che sono molto positivi e di questo sono molto molto contento. Appunto per questo ragazzi voglio darvi una notizia molto molto importante che può rivoluzionare, era un parolone enorme, dire rivoluzionare è un parolone gigante, però comunque che può farvi sicuramente piacere. Io appunto ricevo tanti commenti praticamente tutti i giorni dove appunto ci sono tanti ragazzi che mi scrivono: Giorgio, come si fa a diventare modello? Ho visto il tuo video su YouTube, voglio diventare modello pure io, dammi una mano, dammi qualche consiglio, eccetera eccetera. Quindi ragazzi ho deciso di fare questo passo importante sia per me che anche per voi. Ebbene sì, Oh ragazzi, ho in fissa questo ebbene sì, ma ebbene sì cosa? Vabbè, lasciamo perdere, è una parolina che mi piace, ebbene sì, probabilmente mi dà allegria e gioia e tanta voglia di parlare. Comunque ritorniamo a noi. Voglio darvi appunto una notizia importantissima sia per me che anche soprattutto per voi. Me ci incastra ben poco. Voglio aiutarvi io stesso a diventare modelli. Qualche giorno fa, per l'esattezza tipo ieri l'altro, cioè tra quanto uscirà questo video, ve lo dico subito io per l'esattezza quando. Esattamente il 26 gennaio ho pubblicato un post su YouTube dove appunto vi andavo a dire che praticamente sono diventato uno scouter, quindi un talent scout, un model scout, chiamatelo come vi pare, e praticamente come ho già spiegato nel video mio di come appunto diventare modello, il talent scout è quella figura professionale che aiuta appunto le agenzie di moda a inserire nuovi volti, quindi quello che fa appunto, come dice la parolina stessa, scout, è quello di andare a cercare le persone per appunto inserirle nelle agenzie di moda. Quindi esattamente quello che vi sto per dire è che sono diventato anche un talent scout e quindi voglio darvi la mano, appunto voglio darvi una mano a diventare modelli. Come avete potuto vedere anche dal post di YouTube che ho pubblicato
l'altro giorno, ho lasciato un link che ora comunque potete trovare in ogni mio video. E appunto è un modulo di Google creato interamente da me, dove appunto quello che dovrete andare a fare, per chi è naturalmente interessato, è lasciare tutte le vostre informazioni, quindi nome, cognome, nazionalità, data di nascita, eccetera eccetera, le misure, le vostre misure, quindi altezza, numero di scarpe, colore dei capelli, colore degli occhi, misura del torace, della vita, del bacino, eccetera eccetera. E poi ci dovete allegare appunto delle foto, 5 foto naturalmente non professionali, dove appunto vi si deve vedere bene interamente di lato, sia a destra che a sinistra. Dietro è un bel close up. Che cos'è il close up? Come dice il nome stesso, close up è esattamente la foto da vicino, quindi del vostro viso. Naturalmente le foto devono essere fatte con una bella luce, non artificiale ma naturale. Quello che dovrete andare a fare è esattamente mettervi dietro una parete bianca, ok? Vi mettete con sfondo parete bianca, la bella luce del sole puntata addosso, quindi mi raccomando fatele di giorno, e da lì scattate le vostre foto. Quello che poi appunto dovete fare è allegarle in questo modulo di Google. Io le vedrò con i miei stessi occhietti e dopo io stesso valuto se secondo me voi potete fare modelli oppure no. Perché sottolineo secondo me? Perché ragazzi, se voi decidete di compilare questo modulo, non è che automaticamente siete dei modelli. Inizia, diciamo, la selezione. Quindi cosa vuol dire? Che io guardo le vostre foto, guardo come sono le altezze, le misure, eccetera eccetera. Se secondo me tutto rispecchia come gira il mercato della moda in questo momento, allora la selezione può proseguire. Quindi che cosa succederà dopo? Io vi contatterò su Instagram, a prescindere se la cosa può andare avanti oppure no. Se la cosa non va avanti, vi dico semplicemente, poi dipende anche da cosa, magari è basso, magari non lo so io cosa può essere il problema, però ve lo dico esplicitamente: non puoi andare perché questo, perché questo, perché quell'altro. Bisogna essere abbastanza espliciti in questo mondo, più che altro per non illudere le persone, ok? È per questo che ho voluto sottolineare secondo me, ok? Quindi ve lo dirò esplicitamente. Non prendetela sul personale, però purtroppo il mercato della moda, purtroppo da una parte, ma anche purtroppo raga, funziona così. Non dovete prenderla sul personale, perché comunque il mondo del lavoro gira in questo modo. Se la cosa andrà bene, vi dirò, ok, puoi proseguire. Non ve lo dico così, però comunque vi dico, ti farò un messaggio formulato. Se la cosa può andare, allora vi dirò, ok, perfetto, te sei perfetto per fare il modello. Però sottolineo, secondo me, te puoi fare il modello, ok? Quindi cosa succederà? Se la cosa andrà avanti, farete una videochiamata con me, un meeting con me online oppure dal vivo, se magari siete su Milano si può fare anche dal vivo senza problemi, dove vi andrò a spiegare, cioè dove vi andrò a spiegare cosa, vi andrò a fare delle domande tipo, non lo so, i vostri hobby, che cosa fate nella vita, cosa studiate, cose di questo genere, perché comunque le agenzie di moda lo vogliono sapere, in maniera che loro possono capire innanzitutto cosa sei capace a fare, perché per esempio io quando andai nella mia agenzia di moda, la prima cosa che ho detto è: io so suonare la batteria, è 12 anni che suono la batteria e loro l'hanno apprezzato tantissimo. Cioè è un esempio, cioè per dirvi, se voi fate equitazione, faccio per dire, è una cosa che voi mi dovete dire, perché magari ci sono lavori dove un set può essere girato su un cavallo, faccio per dire, che è successo per una campagna pubblicitaria. E quindi è una cosa molto importante dire anche le piccolezze di questo genere qua. Tipo recentemente mi è arrivata un'email dalla mia agenzia di moda dove mi hanno chiesto se io so fare sciare. Cioè, per farvi capire, quindi è molto importante che voi mi dite tutte le vostre abilità, cosa sapete fare, i vostri hobby, eccetera eccetera, in modo in maniera che me le possa appuntare. E poi dopo, quando abbiamo finito questa videochiamata, questo meeting o questo incontro dal vivo, la cosa che andrò a fare appunto sarà proporvi alle varie agenzie di moda presenti su Milano. Naturalmente, domanda abbastanza scontata,
cioè risposta, domanda e risposta abbastanza scontata, vi proporrò all'agenzia di moda serie, non a quelle che vi chiedono 1.000 euro per book, corso di portamento inutile che non serve a niente, cose di questo genere qua. Naturalmente ragazzi, non abbiate paura, cioè non è che il mondo del, cioè il mercato della moda, dei modelli eccetera, richiede persone esperte che sappiano posare, che sappiano camminare, cose così, perché raga, non sapevo fare nemmeno io. Cioè l'altro giorno riguardavo un video vecchio che mandai alla mia agenzia madre, agenzia di moda madre attuale, dove appunto mi chiese: Giorgio, fammi un video dove sfili, cioè una camminata tipo, ok, sfilata. Raga, l'ho visto, raga, facevo cacare, cioè facevo proprio schifo, non sapevo fare, naturalmente, ma raga, non è che si nasce imparati, è una cosa che viene col tempo. Magari la cosa che vi consiglio tantissimo in assoluto anche per imparare è guardare appunto le sfilate di moda. Vi aiutano un pochino, no? Vi fanno vedere come camminano i modelli. E poi raga, quando siete in giro a camminare, che magari avete la vostra musichina nelle orecchie, cominciate a camminare proprio da modello, da sfilata, perché è così che si impara alla fine. Lo facevo anch'io, cioè lo facevo, lo faccio ancora, perché è un continuo allenamento e lavorare su se stessi. Cioè se volete fare questo lavoro, cioè sembrano banalità, ma sono le cose più importanti e fondamentali. E poi per quanto riguarda posare, le cose, cioè quello si impara facendo i primi lavori, non è che, cioè se non sai posare, pace, impari, che vuoi che sia, raga, ripeto, non si nasce imparati. Quindi mi raccomando, non fatevi frenare da questo. Se volete fare modelli, ma dite, ma io non so fare questo, non so fare a posare, non so fare a sfilare, no problem, si impara, che vuoi che sia, nessun problema. Ho fatto anche un video dove vi spiego come si setta, come si posa su un set fotografico. E poi comunque, se ripeto, sono cose che vengono naturali e che si imparano col tempo, quindi no problem. Ah, cosa molto molto importantissima, questo è un nuovo progetto, alla fine è un progetto, ho deciso di chiamarlo in una maniera abbastanza carina e creativa, l'ho chiamata Welcome Scouting. Well, sarebbe una roba tutta attaccata, ok? Perché welcome in inglese vuol dire, come ben sapete tutti, vuol dire benvenuto o benvenuti, ok? È sia singolare che lo sia, ma facciamo anche lezioni in inglese nei miei video. Benvenuti alla prima lezione in inglese. Welcome, come ben sapete, vuol dire benvenuto e anche benvenuti. Non esiste la parola welcomes, però appunto perché non esiste, ho voluto creare questa cosa abbastanza originale, è diventata appunto Welcome Scouting, che la S sta proprio nel mezzo e è la fine di Welcome ma anche l'inizio di Scouting, ok? Quindi Welcome Scouting, ed è anche il nome della mia seconda pagina di Instagram, che vi ricordo di iniziare a seguire tutti, dove lì appunto potete trovare tutti gli aggiornamenti, cioè in realtà non hanno ancora pubblicato niente, sono sincero. Però più in là naturalmente potrete scoprire tutti gli aggiornamenti e le novità di questo, nuovo progetto e di questo nuovo, cioè no, nuovo no, e di questo mondo. Quindi raga, questo link comunque lo trovate under the captions, la descrizione, sotto la descrizione. Lo trovate sotto la descrizione e non so neanche se si dice così in inglese, però comunque penso di essere stato abbastanza comprensibile. Comunque raga, se non si fosse capito, sono tornato a Lucca proprio oggi, stamattina, a mezzogiorno. Ora sono le 3:50, le 15:50. Sto qui fino a domenica, perché sono andato a Lucca innanzitutto per ritrovare i miei amici, eccetera, eccetera. E poi perché appunto dalla settimana prossima, regola, vado a casa nuova. Quindi sono venuto qua a prendere magari le cose per il letto, queste piccolezze per la casa, esattamente. Perché dovevano venire i miei, poi però io lavoro, quindi insomma la storia è un'altra, sono venuto io. Non ci incastra niente con il video, però come potete vedere, come vi ho detto dall'inizio del video, che io mi perdo veramente in piccolezze. Però è questo il bello, che riesco, cioè sono contento perché io, raga, non me ne rendo conto, io riesco a intrattenere le persone. Cioè non è che lo dico io, me lo dicono, cioè è una cosa ben diversa e non me lo dicono amici, cioè me lo dicono anche i miei amici, ma me lo dicono anche persone che non mi conoscono. Fenomenale. Detto questo, vi ricordo di iniziarmi a seguire anche sulla mia pagina principale, dove appunto rimarrete aggiornati a 360 gradi su tutto, sui miei lavori, sui miei video, su questo.
questo, su quell'altro, su tantissime belle cose. Vi ricordo di lasciare un mi piace al video, che a voi non costa assolutamente niente, e anche di iscrivervi al mio canale, che anche questo a voi non vi costa niente, ma per me è veramente veramente importante. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.